con Biranda Abeid e Laila Ahmad Khalifa. Assalamu alaika. Biranda Ira Mauritania muove di, sostenere a livello internazionale la libertà che molto spesso in molti paesi non è ancora considerata come un vero e proprio diritto. E quindi, nonostante ci sia stata anche una costituzione, l'abolizione della schiavitù nel 1981, purtroppo questo flagello della schiavitù continua tuttora ed è, diciamo, un fenomeno normalizzato all'interno della società mauritana. Biram da Abeid è stato inoltre anche molte volte messa in carcere per aver sostenuto con molto vigore l'idea, appunto, di libertà, e adesso quindi ce l'andrà a raccontare in questa intervista. Président Biram da Abeid, pouvez-nous présenter l'association Ira Mauritaine de qui s'occupe, che c'est une association née pour soutenir la liberté, no, dans le monde, la liberté qui dans beaucoup de pays n'est pas maintenant encore un droit. Oui, Ira Mauritanie est une association qui est née en 2008, en octobre 2008. C'est une association qui a des activités pour la protection et la promotion des droits humains dans les sociétés africaines et arabes. L'esclavage en Mauritanie, l'esclavage par la naissance, l'esclavage par ascendance, qui sont des pratiques qui continuent en Mauritanie et dont souffre 20% de la population mauritanienne. Dunque, l'associazione Ira Mauritania è un'associazione che è nata nel 2008 proprio per sostenere la causa della libertà, ma soprattutto la causa della schiavitù, che è un vero e proprio flagello, un vero e proprio problema che colpisce tuttora il 20% della popolazione. Non a caso l'associazione Ira Mauritania è anche entrata, proprio per queste ragioni, all'interno anche dei piani d'azione dei diritti umani. Bon, le pratiche esclavagiste in Mauritania sono, per esempio, gli esclavi. Il y a les esclaves domestiques qui sont attachés à la famille des maîtres, qui n'ont pas le droit à la propriété, qui n'ont pas le droit au mariage, qui n'ont pas le droit à l'éducation, qui travaillent sans repos et sans salaire et sans soins, qui sont sujets à des châtiments corporels, qui peuvent être vendus, qui peuvent être cédés, qui peuvent être gagés. Donc, des gens qui n'ont pas le droit à des papiers d'état civil, pas le droit à des documents d'état civil, mais ils ne sont pas enregistrés. Dunque, le pratiche di tortura che sono sottoposti gli schiavi in Mauritania sono molto, molto, diciamo, brutali. Siamo rimasti a una schiavitù di tipo medievale, di tipo quasi feudale, dove lo schiavo è completamente sottoposto al proprio padrone, che non paga un salario allo schiavo. Lo schiavo non viene riconosciuto quasi neanche in quanto tale, quindi non ha neanche il diritto al matrimonio, non ha il diritto all'istruzione. Molto spesso è una pratica, diciamo, normale quella di torturare, quella di violentare, quella di sodomizzare questi schiavi mauritani. Le femmes esclaves sont sujettes à des viols sexuels. Et les femmes esclaves sont des jouets sexuels pour les maîtres, pour les parents des maîtres, les amis des maîtres, les étrangers des maîtres. Donc on voit des fillettes de 12, 9 ans, 12 ans, qui ont déjà des enfants et qui sont dans des difficultés extrêmement atroces.
Quindi soprattutto le donne vivono questa schiavitù in maniera particolarmente forte e particolarmente sofferta perché sono considerate una vera e propria merce, un vero e proprio oggetto nelle mani del loro padrone, ma anche dei familiari del loro padrone, di tutto l'entourage, di tutti quelli che diciamo sono vicini al padrone, che ha quindi un pieno diritto sul loro corpo. Molto spesso queste povere schiave vengono violentate continuamente e costantemente. E soprattutto la maggior parte sono delle bambine che hanno 9 anni, hanno 12 anni, quindi diciamo non sono neanche delle vere e proprie donne. Quindi questo fa capire che passano in realtà poi tutta la vita in questa condizione di schiave da quando sono già delle bambine. L'esclavage en Mauritanie est légalisé par une interprétation fausse, mensongère et erronée de la religion musulmane. E quindi la schiavitù in Mauritania è giustificata per un'errata considerazione dei principi della religione musulmana, ma l'Islam, c'est l'unique raison d'esclavage en Mauritanie, parce que, par exemple, l'esclavage a été aboli, mais maintenant, il continue. Pourquoi? Mais c'est faux, l'esclavage n'a pas été aboli en Mauritanie. Et c'est faux aussi, l'islam, c'est pas l'islam qui a amené l'esclavage en Mauritanie. En 1908, non? Ça, c'est pas une abolition. Ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est une abolition dans le papier. Mais les juges, les officiers de police judiciaire, le gouvernement, les imams, et les érudits, les oulémas, les clergés musulmans, c'est-à-dire tous les dirigeants de la société, les dirigeants de l'État, les tribunaux, le gouvernement, ne veulent pas abolir l'esclavage. Ils l'ont fait les faire l'échange devant la communauté internationale. Et c'est pour que les Européens qui donnent l'argent à l'État mauritanien aient la conscience tranquille. Mais tous ces gens qui ont décidé l'abolition de l'esclavage, c'est eux-mêmes qui gardent les esclaves, qui maltraitent les esclaves, qui exploitent les esclaves. Et c'est eux qui interdisent les organisations qui veulent lutter contre l'esclavage, comme IRA, qui est interdite parce qu'elle veut lutter contre l'esclavage. Et c'est ce même gouvernement et ces mêmes gens qui ont aboli l'esclavage, qui ont torturé les militants anti-esclavagistes comme nous, parce que l'IRA Mauritanie a subi 5 procès depuis 2 ans, où moi-même et les militants de notre organisation, nous avons été condamnés pour plusieurs condamnations à des peines de prison. Nous avons été torturés, nous avons été emprisonnés. Dunque si parla di abolizione della schiavitù nel 1981, in realtà però non si parla di una vera e propria abolizione della schiavitù nel contesto sociale mauritano, la schiavitù è stata abolita soltanto sulla carta, ma a livello sociale e soprattutto a livello delle organizzazioni politiche molto spesso legate agli imam, che governano quindi con i principi della religione musulmana, la schiavitù continua ad essere, diciamo, normalizzata, ad essere la religione. Schiavitù è stata abolita per portare la comunità europea a finanziare progetti in Mauritania. In realtà però, faceva notare Biram Dabeid, la comunità europea ha la coscienza pulita, perché non sa quello che è in realtà, magari con quegli stessi soldi che vengono investiti, viene poi a perpetrarsi questa pratica della schiavitù e della violenza. E infatti molto spesso gli stessi paesi europei che vanno contro la schiavitù sono gli stessi che poi magari processano, uccidono e incarcerano i militanti che vanno contro la schiavitù. Quindi
Quindi diciamo c'è anche questa sorta di paradosso, nonché di ignoranza a livello europeo. Quels sont, per esempio, le cause pour quoi vous êtes été en prison? Nous avons été en prison toutes ces dernières années. Nous avons subi 5 procès à cause de notre militantisme contre l'esclavage. Biram Dabeid è stato anche varie volte imprigionato appunto per aver affermato con molto vigore la causa anti-schiavitù e infatti faceva notare che il movimento appunto dei militanti ha subito 5 processi durante questi anni. Mais je veux dire que les derniers emprisonnements, le 27 avril 2012, donc il y a de cela 6 mois, c'est le prétexte était que nous avons brûlé des livres légitiment l'esclavage, qui justifient l'esclavage. Des livres qui ont été écrits depuis le 11e, le 12e, le 13e et le 14e siècle après Jésus-Christ. Faceva notare che l'ultima volta che è stato in prigione è stato accusato di aver bruciato alcuni libri del XII, XIII e XIV secolo avanti Cristo che giustificavano in qualche modo la schiavitù. Tali libri appunto sono invece portati a sostegno della causa appunto che permette la schiavitù da parte dell'imam e quindi diciamo questo è stato il pretesto per cui è stato incarcerato che giorno d'aprile? Le 27 avril Il 27 2012. aprile del 2012 Et nous avons été accusés de condamnation passible de la peine de mort. Ah, e sono stati addirittura condannati alla pena di morte per questa grave colpa, secondo appunto gli imam e le organizzazioni politiche mauritane. Et nous sommes seulement à liberté provisoire, nos procès ne sont pas encore terminés. E hanno avuto, e loro tuttora sono in una libertà provvisoria che non hanno ancora finito. Quindi loro, anche ora mentre stanno parlando con noi, sono in realtà in una libertà provvisoria. Et les livres qu'on a brûlés, ces livres, c'est les livres qui sont la première source de loi. Sono stati i primi principi che hanno ispirato la Costituzione mauritana. Et ces livres disent que le maître d'esclave peut castrer son esclave quand il est beau, pour l'empêcher de faire des rapports sexuels avec la femme du maître ou les filles du maître si elles en ont envie. E quindi praticamente questi testi giustificano la condizione di schiavi, cioè il padrone ha ogni tipo di, può avere qualunque tipo di relazione con lo schiavo però non può avere nessun tipo di relazione con sua moglie, con i suoi figli. Donc c'est des livres qui justifient, c'est les livres qui représentent une version très féroce, une version très inhumaine du code noir de l'esclavage que les Européens et les Américains ont aboli en 1848. E quindi praticamente sono dei libri che invece giustificano una schiavitù che da parte americana ed europea è stata già abolita a A 1848. 1848. Et ces livres divisent les citoyens mauritaniens et les citoyens et les musulmans en 2 catégories, en catégorie de maîtres et en catégorie d'esclaves. E quindi ci sono due categorie, i cittadini mauritani e i cittadini islamici sono divisi in due categorie, la categoria dei capi, dei padroni e la categoria dice che la schiavitù viene trasmessa per nascita, quindi una schiavitù di sangue, potremmo definirla. Les livres disent que l'homme ou la femme esclave sont des objets qu'on peut vendre, qu'on peut acheter, qu'on peut donner, comme un animal, comme un objet.
E quindi viene anche giustificata la loro condizione di schiavi, che vengono praticamente considerati come dei veri e propri oggetti che possono del padrone, quindi possono essere anche comprati. Et d'autres atrocités qui sont en contradiction totale avec la déclaration. La schiavitù da parte dell'imam, e quindi diciamo questo è stato il pretesto per cui è stato incarcerato che giorno d'avril? Le 27 avril Il 27 aprile 2012. del 2012. E, Et nous avons été accusés de condamnation passible de la peine de mort. Ah, e sono stati addirittura condannati alla pena di morte per questa grave colpa, secondo appunto gli imam e le organizzazioni politiche mauritane. Et nous sommes seulement à liberté provisoire, nos procès ne sont pas encore terminés. E hanno avuto, e loro tuttora sono in una libertà provvisoria che non hanno ancora finito. Quindi loro, anche ora mentre stanno parlando con noi, sono in realtà in una libertà provvisoria. Et les livres qu'on a brûlés, ces livres, c'est les livres qui sont la première source de loi. Sono stati i primi principi che hanno ispirato la Costituzione mauritana. Et ces livres disent que le maître d'esclave peut castrer son esclave quand il est beau pour l'empêcher de faire des rapports sexuels avec la femme du maître ou les filles du maître si elles en ont envie. E quindi praticamente questi testi giustificano la condizione di schiavi, cioè il padrone ha ogni tipo di, può avere qualunque tipo di relazione con lo schiavo però non può avere nessun tipo di relazione con sua moglie, con i suoi figli. Donc, c'est des livres qui justifient, c'est les livres qui représentent une version très féroce, une version très inhumaine du code noir de l'esclavage que les Européens et les Américains ont aboli en 1848. E quindi praticamente sono dei libri che invece giustificano una schiavitù che da parte americana ed europea è stata già abolita a A 1848. 1800? Nel 1848. E Et ces livres divisent les citoyens mauritaniens et les citoyens et les musulmans en deux catégories, en catégorie de maîtres et en catégorie d'esclaves. quindi ci sono due categorie, la categoria, i cittadini mauritani e i cittadini islamici sono divisi in due categorie, la categoria dei capi, dei padroni e la categoria dice che la schiavitù viene trasmessa per nascita, quindi una schiavitù di sangue, potremmo definirla. Les livres disent que l'homme ou la femme esclave sont des objets qu'on peut vendre, qu'on peut acheter, qu'on peut donner, comme un animal, comme un objet. E quindi viene anche giustificata la loro condizione di schiavi, che vengono praticamente considerati come dei veri e propri oggetti che possono del padrone, quindi possono essere anche comprati. Et d'autres atrocités qui sont en contradiction totale avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec toutes les conventions et le droit international et tous les droits auxquels le monde souscrit maintenant. E quindi queste sono tutte delle contraddizioni, dei veri e propri paradossi con invece la dichiarazione dei diritti umani, già che appunto questi schiavi vengono trattati come dei veri e propri animali. E adesso andrei a domandare invece alla Ila Hamad Khalifa qual è secondo lei invece come viene vista Vous dal voulez donc punto di voir vista femminile la schiavitù. Que pensez-vous de l'esclavage féminin à Mauritanie? النساء موريتانيا نسبة 90% من العبيد موريتانيا والترك Le pourcentage des femmes esclaves en Mauritanie, qu'il y a 20% d'esclaves dans la population mauritanienne, mais
90% de ces 20% d'esclaves sont les femmes et les hommes. Schiavitù sulla popolazione, ma soprattutto بيلي المرأة الخادم ما عندها الحق في الزواج لأن زوجها نزعت عن أوراق فيها ما عندها الحق في الزواج ويدخل عليها هو وولو واللي كامل جهة كامل يدخل عليها تدخل عليها مزعت عندها 7 سنوات تجبر تركها مزعت عندها 13 سنة أيوة عندها 5 16 و6 و7 و8 par exemple dans l'esclavage en Mauritanie le code de l'esclavage qui est encore en vigueur en Mauritanie, il permet au patron, maître esclave, d'utiliser sexuellement la fille qui est esclave depuis l'âge de 7 ans ou de 8 ans. Et donc, à l'âge de 12, 13 ans, déjà, les petites filles esclaves ont déjà des enfants et elles n'ont pas le droit au mariage. Et même si eux, ils font des conditions pour donner une fille esclave en mariage, le maître et son fils et ses parents continuent à coucher sexuellement avec la femme parce qu'elle est esclave, leur esclave. Praticamente queste donne schiave purtroppo vengono violentate già dagli 8-9 anni, di conseguenza già ai 12-13 anni hanno figli, però come abbiamo già detto prima non hanno il diritto al matrimonio, per cui molto spesso devono vedere a chi devono dare questi figli, figli che invece che rimangono con le mamme sono schiavi a loro volta, perché appunto abbiamo parlato di una schiavitù di sangue, e inoltre il padrone continua a violentare e a abusare sessualmente della donna anche durante, diciamo, il periodo della gravidanza. Quindi ringraziamo vivamente il presidente di Ira Mauritania Biram Dahbeid e la Ila Ahmad Khalifa, shukran jazila wa ila liqa, sperando che appunto questo movimento possa far valere i propri diritti e che il mondo possa accorgersi di questa triste condizione in Mauritania.